Ma è un, insomma, è una, è così, il raddoppio della ferrovia Lucca-Pistoia è un cambiamento storico per tutta la ferrovia sotto appenninica, ecco. Significa dare certezza sui tempi, ridurli, aumentare la capacità di transito, e quindi gli attuali 40.000, 50.000 che prendono il treno su questa tratta potrebbero potenzialmente raddoppiare, avvicinare Firenze a Lucca e viceversa, e tutte le città che stanno su questa linea. Fare di questa una linea analoga a quella che abbiamo Livorno-Pisa-Firenze, che ha un volume, una velocità e una capacità e puntualità imparagonabile rispetto a questa. Anche i tempi sono troppo diversi. Noi abbiamo fatto un investimento unico, perché mi risulta che ci siano regioni che investono nell'infrastruttura, è un accordo con il governo per cui noi ci mettiamo più del 50% dell'investimento, sono 250 milioni circa a carico della regione e altri 200 e qualcosa a carico di Ferrovie dello Stato e quindi a carico del governo. Naturalmente questo comporta, come sapete, io tutte le volte insisto, che si risolva anche il cosiddetto tappo di Firenze, perché la sovrapposizione tra i treni regionali e i treni dei pendolari e i treni locali, quando arriva a Santa Maria Novella, crea degli attriti, delle tensioni e quindi produce dei ritardi. Però insomma, da quando sono venuto la prima volta a fare le sorprese sui treni pendolari su questa linea, intanto abbiamo nuovo materiale rotabile, quindi nuovi treni, nuovi vagoni, e questo hanno migliorato senz'altro anche il servizio e anche la puntualità. E abbiamo un accordo con Trenitalia che porterà ad un rinnovamento completo di tutto il parco macchine. E poi questi investimenti in infrastruttura, stiamo davvero lavorando per dare, la mia ambizione sarebbe di dare, siamo già messi abbastanza bene nel panorama nazionale, ma di dare alla Toscana, un po' come l'abbiamo in sanità, pur con tutti i difetti, pur con tutti i problemi, però di dare alla Toscana un primato nazionale nel settore del trasporto su ferro.